La rete 5G vuol dire di quinta generazione, serve a far viaggiare molti più dati rispetto al 4G. Stati Uniti e Cina si stanno scannando sul 5G perché Huawei, che è cinese, sta più avanti di tutti, ma gli americani hanno paura che il governo cinese possa usarla come cavallo di Troia per spiare. I paesi europei, schiacciati in mezzo, vogliono tutti il 5G, ma intanto un sacco di gente ha paura, ad esempio che faccia male al sistema nervoso, che comporti i rischi di cancro, che sia il motivo per cui si abbattono tanti alberi. In mezzo a tutto questo casino spicca la Svizzera, copertura 5G del paese quasi finita. L'Agenzia per l'Ambiente ha detto che, non essendoci standard mondiali per capire la pericolosità del 5G, ha bisogno di tempo per capire se le onde facciano male o meno. Risultato: tutto fermo, moratoria a tempo indefinito. Swisscom ha rosicato e dice che la rete che c'è già viaggia ora a 2 giga al secondo, nel mentre arrivano i referendum, ad esempio per accollare alle compagnie telefoniche eventuali futuri danni alla salute causati dal 5G. E questo è un minuto di riflessione svizzera.